Barletta dopo 6 giornate occupa in classifica il 10° posto. Secondo lei la classifica rispecchia la realtà? Ma per adesso sì, credo di sì, nel senso che piano piano sta prendendo forma, nel senso che ci possono essere squadre che sulla carta hanno qualche punto in più, qualche punto in meno, però le squadre potenzialmente più forti stanno là davanti, quelle che magari così hanno palesato più o meno difficoltà dall'inizio stanno dietro, quindi più o meno è la classifica quello, punto più, punto in meno. Io mi auguro alla fine di questo campionato di avere questo tipo di classifica, avere 10 squadre dietro secondo me sarebbe un risultato importantissimo. Molti tifosi però non si rassegnano all'idea che Barletta possa ambire qualcosa di più importante. Vedendo la partita con Savoia il risultato è giusto, però se fosse entrato quella palla di fallo, Barletta avrebbe occupato la quarta posizione in classifica, avrebbe rispecchiato anche in quel caso la classifica, la realtà sarebbe stata per lei quella, o insomma, dove può arrivare questo Barletta? questo lo dovrà dire il campo. Per adesso atteniamoci a quello che abbiamo visto. È vero che noi se Fall avesse segnato magari avremmo 2 punti in più, è vero anche che se avesse segnato Scarpa probabilmente ne avremmo 1 in meno, quindi secondo me è giusto non porsi limiti, è giusto cercare di giocare sempre, nel senso, come credo forse tranne il secondo tempo di Castellammare, che dove abbiamo sbagliato secondo me proprio come tipo di impostazione sulla partita e quindi così siamo andati male dal punto di vista tecnico-tattico, però fino adesso le altre partite le abbiamo fatte abbastanza bene, con picchi alti, vedi secondo me una mezz'ora del primo tempo lunedì con magari situazioni meno alte, dove magari abbiamo vinto, cioè nel senso il primo tempo col Cosenza abbiamo trovato quell'occasione da gol e poi dopo è finita 3-0, però devo dire che questa squadra piano piano comunque ha trovato una sua, sta trovando una sua fisionomia di gioco. È chiaro che dobbiamo cercare di buttarla più dentro, perché è determinante, però come avevo detto subito dopo la partita, cioè dal punto di vista difensivo comunque credo che questa squadra abbia trovato un equilibrio. Al di là degli errori individuali, no? Io parlo come reparto. Dal punto di vista offensivo stiamo creando di più rispetto alle prime giornate, perché forse anche la condizione ha aiutato. È chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più sotto porta. Che Barletta dovremmo trovare domenica con Gianluca Russo? Ma io credo che il Barletta debba essere quello di sempre, di cercare di avere un equilibrio tattico in principal modo e cercando di migliorare le cose che non sono andate bene, però cercando di preservare soprattutto quelle che stanno andando molto bene. Quindi io credo che dal punto di vista tattico il Barletta deve fare quello che ha fatto fino adesso, quelle poche conoscenze che ha deve cercare di metterle in campo. Domani vediamo lo stesso modulo, il 4-3-3? Io credo di sì, cioè nel senso che credo che sia il modulo per adesso più adatto per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Ma credo ci sarà Zammuto, cioè nel senso si è sempre allenato bene, si è fatto trovare pronto, spero che anche domenica per lui ci sia una gara positiva. Ha pensato a delle contromisure particolari per Tagliaroli?
Sì, Tagliarol è un ottimo giocatore, sta facendo molto bene, però secondo me, senza nulla togliere a questo giocatore qui, la differenza fino adesso gliela sta facendo Perrulli, che è un giocatore importante, un giocatore che innesca Tagliarol. E con una facilità, io l'ho visti 3 o 4 volte, 3 o 4 CD, con una facilità di giocata e di pensiero che non sono di questa categoria. Stavo parlando con Schincaglia e abbiamo visto delle situazioni che forse ha trovato maturità più tardi, perché è un 85 mi pare, un 86. Perrulli? No. No, no, parlo di Perrulli, un 85, un 86. Però devo dire che, almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, è un giocatore che se fa così non può giocare in questa categoria, nel senso che ho visto assist di esterno, cioè giocate veramente importanti. Quindi prima di arrivare a Tagliarol, che comunque dobbiamo cercare di limitare assolutamente Perrulli. Lo parlo una squadra molto forte sugli esterni, viste le caratteristiche di terzino, Meola e Regno. Meola è un giocatore un po' più offensivo rispetto a Regno, verrà preferito, cioè ci sarà spazio per Meola o per Regno? Cioè si penserà più a difendere o ad attaccare con la fascia? Beh, intanto incominciamo a, soprattutto lì che c'è Perrulli, probabilmente ci sarà Perrulli se non cambierà nulla, perché a Matera hanno giocato col 5-3-2 e Perrulli ha fatto la mezzala. Sì, intanto c'è da verificare le condizioni di Regno, che ha avuto un problemino al ginocchio, che dove ha avuto l'operazione lo scorso anno, e quindi ieri non si è allenato, oggi vedremo. Però credo che sia più un al di là delle situazioni di caratteristiche, credo che sia più un problema di attenzione, non soprattutto non lasciarlo tante volte nell'uno contro uno. Cioè dovremmo essere bravi a raddoppiare, dovremmo essere bravi a creare una situazione che limiti un pochino questo giocatore. E questo ancora da vedere, non tanto per capriccio, ma per condizioni, nel senso che Biancolino ha avuto un problemino la scorsa settimana e quindi non riesce ad allenarsi con continuità, quindi la condizione, devo dire che ieri comunque ha fatto un buon allenamento, c'è da valutare adesso. Dell'Agnello mi è dispiaciuto per la situazione di lunedì, che ho dovuto toglierlo per situazioni tattiche, quindi non avrà giocato 37-38 minuti, e questo ragazzo ha bisogno di giocare, bisogna avere la pazienza di aspettarne le sue capacità, perché comunque quando arrivi da un infortunio così importante hai bisogno di fare minutaggio, però anche il suo minutaggio deve essere anche così in linea con le nostre, tra virgolette, aspettative. Lui lo sa, si sta allenando, ripeto, mi è dispiaciuto perché comunque lunedì non stava facendo, secondo me, una brutta gara. Per quanto riguarda invece Sopoli, troverà spazio durante questa stagione, se troverà spazio anche nella prossima partita, visto che Regno un po'. Allora, Soccoli è un 95 che arriva dalla Primavera del Genoa, chiaramente questi ragazzi qui va dato un pochino di tempo in più e loro devono comunque far vedere qualcosetta, qualche piccola scintilla che possa accendere la fiamma, vedi Palazzolo. Che comunque piano piano, devo dire che lunedì ha fatto un'ottima partita e probabilmente verrà riproposto, perché per meritocrazia. Quindi per quanto riguarda il caso specifico, adesso Soccoli è stato convocato con l'Under 21 albanese, quindi per 9 giorni non ce l'ho, è partito mi pare venerdì, però
Secondo me, come lo stesso discorso che vale per Palazzolo, vale per Soccoli, vale per i Gimignani, i Chiachis, i Guarco, che hanno delle buone qualità. È chiaro che questo è un campionato importante, questo è un girone un po' particolare, che oltre all'aspetto tecnico, tattico, è importante anche il grado di personalità. E quindi piano piano cercheremo di però, cioè 38 gare sono lunghe, quindi sicuramente ci sarà del, poi chiaramente starà a loro far vedere quelle che sono le qualità e l'adattamento. Per quanto riguarda invece Venitucci, Sensio lo fa giocare esterno alto, però il ruolo naturale di Venitucci è centrocampista, diciamo trequartista. Sì. Quando possiamo, lo vedremo nel suo ruolo naturale? Allora lui lui ha giocato mezzala sinistra, lui ha giocato sotto le punte, lui ha giocato sotto la prima punta e ha giocato attaccante esterno. Per esigenze chiaramente strutturali, lui ha giocato esterno destro, è partito molto bene, ha avuto un piccolo calo fisico, credo sia normale, adesso si sta riproponendo con una gamba diversa, quindi lui potenzialmente è in grado di... potrebbe essere una soluzione quella di farlo giocare nei tre centrocampisti con le tre punte effettive. Nella mia mente, prima della gara, col Savoia, ci poteva essere una situazione di questo tipo qui, ventesimo del secondo tempo, squadra che magari il Savoia un pochino... cioè, la partita era venuta come in teoria erano stati fatti i calcoli. Chiaro che l'espulsione al rigore ci ha spaccato tutto, però questa era una soluzione che si poteva adottare, come è stata adottata mi pare con il Messina la prima partita, che lì allora andò Del Rico, esatto, gli ultimi 20-25 minuti, e comunque aveva dato degli effetti positivi. Lo stesso ragionamento fatto per Gimignani, Soccoli, vale anche per Rizzitelli, perché diciamo questo Barletta manca l'arma in più nella ripresa di quel Del Rico della situazione, potrebbe essere Rizzitelli. Sì, anche lui fino adesso non a caso ieri un altro problemino alla caviglia, con quindi qualche giorno fermo, ha avuto una miriade di acciacchi dall'inizio del campionato, dal ritiro fino adesso una miriade di acciacchi. Anche per lui vale lo stesso discorso degli altri, ma più che un impegno credo che sia, deve cercare di tirare fuori quelle che sono magari, credo che sia più un discorso di testa, di integrazione, di un'abitudine a un campionato che non è stato il suo fino adesso, e soprattutto in un campionato che, ripeto, fossi al Gian Erminio, che è lo stesso campionato, piuttosto che non lo so, un'altra squadra, il Lumezzane, potrebbe esserci un discorso diverso. Siamo a Barletta che ci andiamo a giocare contro il Messina, contro la Casertana, contro queste squadre qui, che comunque prima dell'aspetto tecnico e tattico c'è bisogno di un aspetto forte mentale e di personalità. Quindi secondo me questi ragazzi hanno bisogno di un inserimento graduale per non avere degli effetti negativi, perché magari gli si fa, oltre a noi, gli si fa anche del male a loro. Però devo dire che questi hanno sempre fatto bene dal punto di vista, non si sono mai lamentati, si stanno allenando con serietà, e quindi è importante. Niente, era una parentesi appunto sulla possibilità nella scorsa parte di poter sostituire invece di Floriano con Venitucci, quadri con Venitucci. Quadri. Però Floriano l'ho detto anch'io stremato. Floriano. Era un'opportunità tattica. Allora, Floriano, esatto, ho letto anch'io, nel senso, hai detto bene, nel senso che non me l'ha detto, ma è come me lo. Floriano non me l'ha detto nella gara perché non me lo dirà mai, però non ne aveva più. Si intuiva quando De Rossi si avvicinava e lui scattava. Perfetto, perfetto. Ma c'è un'altra postilla che è importante.
Io credo che adesso io mi auguro che gli arbitri incomincino a valutare bene quelle che possono essere le situazioni proprio individuali. Io credo che lunedì sicuro, perché me lo ricordo bene, era sotto la mia panchina, ma c'è stato un altro caso di falli su Floriano da espulsione diretta. Io credo che perché incominciano a considerare quelle che possono essere le sue qualità e comunque vanno a cercarle. Quindi l'importante è che ci sia la tutela giusta, perché poi dopo se prendi due o tre botte di quel tipo, lui è due settimane che si allena a parte, arriva oggi a fare l'allenamento con la squadra, perché comunque l'entrata di domenica che ha subito, di lunedì che ha subito era da espulsione diretta sotto la loro panchina, se vi ricordate. Forse anche contro la regina sotto la mia panchina. Ah, ok. Vabbè, questo è giusto che lo evidenziate voi, io preferisco non dire nulla. Io mi permetto solo di dire questa cosa qui, cioè nel senso che quel tipo di calcio. Esatto, proprio con quelle caratteristiche. Nel senso, per caratteristiche. Esatto. Ultima domanda, lei mi sembra abbastanza consapevole della forza del Barletta, anzi lei, ho avuto modo di conoscere, vuole vincere, ma la squadra ha questa consapevolezza, questa convinzione, o meglio questa mentalità, cioè andare a Roma con la convinzione che bisogna prendere i tre punti? Io credo che c'è ancora, no, mi vuoi pareggio, va bene, perché poi bene lei. No, io credo che questa sia una, la trasmissione di questa cosa qua sia, al di là dei numeri, credo che sia la cosa più difficile per quello che riguarda un tecnico, uno staff, perché questa trasmissione deve essere fatta non tanto a parole, non tanto oggi attacchiamo in cinque invece che due, e questa trasmissione deve essere fatta con i tempi giusti e i modi giusti e con la voglia giusta di andare a cercare di fare quello che hai detto tu, quindi di cercare di vincere la partita, cercando di farlo con gli equilibri giusti, perché se uno sbaglia i tempi e i modi, prendi 4 gol e te vieni a casa, perché è così. Quindi l'importante è che ci sia la ricerca di fare questa cosa qui, la volontà di farla, con l'equilibrio giusto. Poi dopo, ripeto, io glielo dico sempre, ci sono gli avversari. Gli avversari bisogna tenerne conto, non ci siamo solo noi, e quindi bisogna tenere conto di tutto quello che può essere, perché anche gli altri hanno i giocatori bravi, anche gli altri fanno gli stessi discorsi nostri, quindi con equilibrio io credo che e con organizzazione. Credo che questa squadra qui possa fare quello che gli è stato richiesto. Però io devo dire che fino adesso, ripeto, tranne il secondo tempo di Castellammare, dalla Coppa Italia fino adesso, questa squadra qui ha fatto molto bene, cioè non, dal punto di vista della qualità del gioco. Quindi io sono assolutamente soddisfatto.